catching on a breath as she telling me to leave, saying shit is getting better. Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi farò, vi andrò a mostrare un effetto un po' figo ma un po' strano allo stesso tempo, perché figo perché è bello, strano perché non è vero proprio effetto come dovrebbe uscire. Vi parlo dell'effetto 3D. Non posso spiegarlo perché è un po' complicato, quindi vi faccio vedere il risultato dell'immagine. Ecco qua. Allora ragazzi, quello era il risultato dell'immagine. Ora noi andremo a vedere su Photoshop come si fa realmente. Quindi cosa facciamo? Per prima cosa andiamo su File, Open, e andiamo a aprire l'immagine che dobbiamo andare ad applicare l'effetto. In questo caso io ho scelto un wallpaper di Call of Duty. Allora intanto andiamo ad eliminare queste linee guida perché non ci servono una cippa di cazzo di minchia, quindi andiamo ad eliminarle. Allora intanto vi volevo ricordare che in descrizione vi ho lasciato tre canali di amici, mi raccomando iscrivetevi a tutti e tre se vi fa piacere, non è un comando, fatelo, basta. Allora, come potete aver visto, quello era l'effetto. Per prima cosa andiamo qua sulla barra degli strumenti, andiamo a selezionare qua Rectangle Tool e andiamo a creare dei rettangoli, diciamo così. Sì, va bene. Così va bene. Cosa facciamo? Ctrl più H per togliere le linee guida. Andiamo a duplicare questo rettangolo che abbiamo appena formato. Quindi ci portiamo qua sulla destra, andiamo a cliccare con il tasto destro sul rettangolo 1 e facciamo duplicate layer. Diamo ok, tenendo premuto shift lo portiamo direttamente sotto a misura, ecco così. Intanto mi stanno arrivando messaggi, un attimo che rispondo. Allora, una volta fatto questo, avendo questi due livelli, la cosa è facile. Ritorniamo a selezionare il primo rettangolo che abbiamo creato e cosa facciamo? Andiamo a diminuire l'opacità, diciamo così, va bene così. Zoomiamo qua sulla parte del personaggio principale, quindi lo scopo dell'effetto qual è? Far uscire il personaggio come se stesse uscendo dalla televisione. Ora vi faccio vedere come. Andiamo a selezionare lo strumento pen e andiamo a selezionare intanto questi bordi, diciamo che questo dovrebbe essere l'esterno del soldato, quindi del personaggio che è in primo piano. Così facciamo così. Facciamo make selection, diamo 0,5 e facciamo ok. Ah, dobbiamo andare a rasterizzare i due rettangoli, se non possiamo cancellare il nero. Ritorniamo sul livello 1. No, sbagliato. Excuse me. Ecco qua. Ecco qua, abbiamo fatto il primo coso qua, il primo ritaglio. Ora andiamo ad effettuare il second time. Però questa volta lo andiamo a effettuare, la selezione la effettuiamo sul livello wallpaper, quindi sul livello dello sfondo. Andiamo a selezionare in questo caso il casco, a partire qua dal casco, un po' più giù dove c'è l'accetto, tutto l'elmetto, in modo da poi andare a portare la selezione sul rettangolo 1. Comunque se voi seguite i passaggi l'effetto esce, non preoccupatevi. Così, vedete, piano piano, buono. È buono, piano piano andiamo a selezionare il mitra. Ora un altro messaggio, però ora non rispondo, un attimo. Ecco qua, ci siamo quasi.
ritorniamo qua. Ora, una volta creato il nostro tracciato, cosa dobbiamo fare? Andiamo a selezionare il rettangolo 1, così. Ritorniamo sullo sfondo con il puntatore, facciamo con il tasto destro Make Selection, diamo 0,5 come sfumatura. E cosa facciamo? Clicchiamo su Canch. Ecco qua, facilissimo. Dopo, per vedere come sta procedendo l'effetto, facciamo così. Ma ora, come potete vedere qua, c'è una parte che sarebbe questa qua che sto evidenziando, che dovrebbe essere nera. Quindi cosa facciamo? Andiamo su background, sempre con lo strumento penna selezioniamo la parte che dobbiamo andare ad annerire, quindi a colorare di nero, così vi ripeto che se voi seguite quello che sto facendo io non avete problemi. Ecco qua, Make Selection 0,5, andiamo a prendere lo strumento pennello, selezioniamo il colore nevo, black, e andiamo a pitturare in questo modo. Ecco qua. Stessa cosa l'andiamo a fare per la parte sinistra, quindi andiamo a riprendere lo strumento penna e andiamo a selezionare la parte che dobbiamo oscurare con nero. Ecco qua, continuiamo così. Ok, Make Selection 0,5, pennello, andiamo a colorare. Se voi notate però qua sotto dove ho appena fatto il nero è rimasto un po' di nero perché andava cancellato dal livello rettangolo 1. Ecco, vedete, io lo sto cancellando ora. Come potete vedere, questo è il risultato dell'effetto. Se diciamo che è questo l'effetto, però andrebbe un po' migliorato, perché io ricordo che i tutorial, quando faccio i tutorial di questo tipo, li faccio di fretta. No, non di fretta, non mi dedico molto all'immagine, ma vi faccio vedere le parti fondamentali su come procedere per fare l'effetto. Vedete? Allora, ragazzi, questo è il tutorial. Diciamo che è uno dei tutorial più belli che ho fatto, anche se dura poco perché è un effetto davvero molto semplice. Se il video vi è piaciuto mettete un like, commentate se vi fa piacere, anche se il video non vi è piaciuto mettete un dislike, siete padroni di quello che volete fare. Commentate il video, iscrivetevi al mio canale se vi fa piacere. Vi ricordo che vi ho lasciato i tre canali amici in descrizione, quindi andatevi là, andate a vedere anche i loro video, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!